Allora, stavo facendo colazione, sto facendo colazione in un bar qui a Lima, in Perù, e volevo approfittare del silenzio strano che c'è, devo dire, questa mattina in questo caffè storico della città per una riflessione, per quelli che si spostano, per quelli che viaggiano di continuo. In realtà ho affrontato questo argomento con una cliente un paio di giorni fa e ne traggo spunto per girarci un brevissimo video oggi, anche perché sarà uno degli argomenti che tratteremo nella Wake Up Call che si terrà a Milano il 31 maggio prossimo. Quindi il punto qual è? Che cosa fare quando ci si vuole ritrasferire? Cioè, ripropongo, quando io mi trasferisco in uno stato soprattutto extra UE, quindi al di là dell'Unione Europea, dove prendere la residenza è spesso più lungo, se non più complesso, sia in termini economici che in termini burocratici, e però poi dopo 1, 2, 3 anni mi voglio ricollocare, che cosa mi conviene fare? Cioè, il punto qual è? Mi conviene essere, se non conosco bene il posto dove voglio andare a vivere, o meglio, se voglio cambiarlo perché voglio viaggiare, mi conviene in ogni caso essere un nomade digitale di nome di fatto e quindi cambiare residenza ogni 6 mesi per non essere soggetto a nessuna regola, anche se poi in realtà non è esattamente così, oppure mi conviene prendere una residenza fiscale in un determinato paese. E a maggior ragione, se il mio desiderio è quello di attraversare, viaggiare attraverso paesi tendenzialmente, per la maggior parte perlomeno extra UE, quindi al di là dell'Unione Europea, che cosa mi conviene fare? Proprio in virtù del fatto che non è assolutamente semplice. Ebbene, il punto è questo perlomeno è il mio consiglio, quello che traggo anche dalla mia esperienza, visto che sono sempre in giro e che applico anche a me stesso. Nella misura in cui non sei consapevole, non sei sicuro al 100% di voler rimanere all'interno di una determinata giurisdizione, la cosa che ti conviene fare è esplorare il posto dove vai a vivere. Quindi hai due soluzioni: o lo fai mentre sei ancora fiscalmente residente in Italia, quindi banalmente parti, esplori quel posto, ci rimani per tutto il tempo che serve, facendo attenzione a delineare però un domicilio fiscale anche in quell'altro paese, altrimenti ti ritrovi poi con due problemi. O tendenzialmente il mio consiglio è questo: acquisire una residenza fiscale all'interno di uno dei paesi dell'Unione Europea. Esistono una serie di paesi, ne parleremo, amici, tra che io definisco amici, cui acquisire la residenza fiscale non, è semplice come lo è semplice poi in realtà all'interno di tutti i paesi dell'Unione Europea, però soprattutto non ritengono necessaria poi la tua presenza fisica per 183 giorni al fine di considerarti fiscalmente residente. Questo che cosa vuol dire? Che puoi trasferirti in questo paese, in uno di questi paesi, rimanere il tempo, per svolgere le lungaggini necessarie per prendere la residenza fiscale, una carta d'identità banalmente, e quindi ripartire, mantenendo però un domicilio, mantenendo però un fulcro dei tuoi interessi in quel paese. Questo ti permette di fare due cose: perdere il domicilio italiano, mantenere una prova anche nella misura in cui dovessi arrivare un accertamento da parte dell'Italia, no? Perché ti potrebbero dire: guarda, però il tuo domicilio non è in Thailandia dove vivi, ma dimostrami che hai un domicilio in un altro paese. Siccome magari in quel momento appunto sei in Thailandia, stai viaggiando, non hai un domicilio, l'unica alternativa è mostrare quello che hai fatto nell'altro paese dell'Unione Europea, ok? Quindi questa può essere una tecnica, una strategia che tendenzialmente è applicabile nella maggior parte dei casi, ma comunque va selezionato poi ovviamente il caso di specie di volta in volta. In ogni caso il punto è questo, quindi per riassumere il consiglio del video di oggi: quando non sei sicuro della tua destinazione, soprattutto se si tratta di un paese extra UE, quindi al di là dei confini dell'Unione Europea, ti conviene spostare in primis la residenza fiscale all'interno dell'Unione Europea, in un paese che diciamo, ti dà meno seccature, anche in termini di accertamento, e poi riprendere il tuo viaggio alla volta della destinazione che preferisci. Quindi, una volta che sarai relativamente sicuro del paese dove intendi trasferire la residenza, incomincerai a svolgere tutta quella serie di pratiche necessarie, ma soprattutto nei paesi asiatici, ma in realtà anche nei paesi del Sud America non sono così, ma non è semplice. Ci sono una serie di pratiche burocratiche, di adempimenti che sono piuttosto lunghi, l'ho detto all'inizio, lo ripeto di nuovo, ma questo deve essere chiaro perché molte persone dicono: Luca, voglio andare a vivere in Australia, voglio andare a vivere in Thailandia, voglio andare a vivere a Hong Kong, voglio andare a vivere in Sud America, voglio andare a vivere anche negli Stati Uniti. Allora, non è un attimo, tutto si può fare, sicuramente non, come dire,
non sono cose impossibili da risolvere, però sono molto impegnative. Allora, nel momento in cui metto in atto determinate pratiche, di nuovo lo dico contro il mio interesse, poi dopo diventa uno spreco di risorse in termini di tempo e in termini economici, quindi evidentemente anche nei confronti del consulente. Quindi mi raccomando, questo è il mio consiglio. Di questo e altro ne parleremo di nuovo, ripeto, la wake up call che si terrà il 31 maggio a Milano. In realtà la sala è già quasi completamente piena, per cui affrettatevi. Un saluto da me e dalla signorina. A presto.